Ciao a tutti amici di Isola Ilion, siamo qui al alla terza giornata del Salerno in Fantasy con Luigi Cecchi, alias Biggio, autore fumettista di Drizzit. Gli facciamo qualche domanda per capire giustamente quali sono le origini di questo fumetto. Luigi, parlaci un po' di Drizzit. Innanzitutto, ciao a tutti. Ok, il mio fumetto è una striscia a fumetti. Io ci tengo a presentarlo sempre come striscia a fumetti. Fantasy, quindi ambientazione fantastica. Non penso di dover spiegare cos'è il fantasy, ma insomma, l'ambientazione è quella con elfi, maghi, draghi. E nonostante sia una striscia a fumetti, quindi sullo stile di Calvin e Hobbes, Snoopy e così via, si sviluppa anche una storia, striscia dopo striscia, che viene narrata in questi albi che raccolgono le singole serie. Siamo arrivati alla quinta serie, io lo pubblico tutti i giorni, una striscia al giorno, sia su Facebook che sul mio blog personale che sul sito della casa editrice di Shockdom, e per adesso sta andando bene. Benissimo, ci fa piacere. Allora, noi sappiamo che Drizzit è la parodia di un altro famosissimo personaggio di Robert Salvatore. E perché hai scelto proprio il personaggio dell'elfo scuro, proprio questo come protagonista della tua serie animata a fumetti? Ma guarda, gli esordi di Drizzit sono un po' per gioco, un po' per scherzo, quindi non è che io avessi programmato di fare la parodia dei personaggi di Salvatore. Ho letto alcuni libri scritti da Salvatore e mi è sembrato che il personaggio principale fosse a parte molto caricaturabile, ma anche un po' l'emblema del fantasy giocato sui tavoli di giochi di ruolo, così. E non conosco un gruppo di giochi di ruolo dove non ci sia almeno uno che fa il drogo con due lame, no? Quindi è piuttosto, diciamo, diffusa questa immagine. Quindi, dovendo creare un party iniziale per questa striscia a fumetti, ho deciso di rifarmi al party originale di Salvatore, per cui Wulfgar, un barbaro, e ho inserito un barbaro, Cattibrai, un'arciera, io ho inserito una tiratrice di pugnali e così via, e in modo da avere, diciamo, uno schema su cui lavorare per le mie strisce comiche. Tutto qua. Secondo te, in un'ipotetica conversazione con Salvatore che tu potresti imbastire da un momento all'altro, che cosa ti direbbe Salvatore in merito a questa striscia a fumetti che hai ideato sulla base dei suoi racconti? Ha diritto di rimanere in silenzio, tutto quello che dirà sarà stato contro di lei. Quindi praticamente ti prendi il diritto su... No, assolutamente. Non ho mai pensato a... diciamo, a delle implicazioni che comportino, insomma, un rapporto più diretto tra me e l'autore di Drizzt, anche perché di Drizzt, Dourden, scusate, perché in realtà il fumetto non è una parodia delle sue storie, semplicemente prende alcuni elementi e ne fa scherzo. Se poi noi andiamo a vedere, cioè, in molte altre opere ci sono delle cose, dei dettagli che riprendono da altre, le parodizzano, le scherzano. Non mi sembra che nel mio fumetto ci sia molto di più. Il punto è che proprio il protagonista è proprio parodizzato. Quindi, se un giorno Salvatore dovesse passare su Facebook, direbbe: ma cosa sta facendo questo tizio? E lì partono le denunce. Allora, tralasciando un attimino il tuo lavoro principale, che è quello di Drizzit, sappiamo che sei anche autore di altri fumetti paralleli come di Eutor e Gigi il Pollo. Prevedi, questo è uno scoop, prevedi la stampa anche di fumetti di quei due lavori o no? Allora, Gigi il Pollo è quasi una scommessa. Io non mi vedo assolutamente come autore satirico, politico, così, cioè, per quanto mi piaccia parlare di queste cose, insomma, una persona informata nella media, però non so, la politica mi intristisce un po', no? Da un senso di... Ecco perché magari la rappresenti con un pollo. No, poi bisogna stare sempre sul pezzo. Ecco, per esempio, a me una cosa che detesto è fare le caricature dei personaggi. Quindi, per esempio, fare quel tipo di fumetto senza metterci mai una caricatura di un politico dentro, mettendocela sporadicamente, è molto difficile, no? Quindi, insomma, quella secondo me è un'opera che ha lo spazio che ha. Su un giornale online viene pubblicata, la visibilità di un giorno o due finisce lì, non credo che poi ci sarà, insomma, un futuro o qualcosa del genere. The Autor è un altro progetto, ho lavorato e
continuo a lavorare per un collettivo di fumettisti che si chiama Fumetti Crudi, che mi ha commissionato questo fumetto che entrerà a far parte di una raccolta che sarà pubblicata probabilmente a Lucca quest'anno, quindi quello si vedrà il cartaceo, insomma. Ho capito. E di Autor compaiono in moltissimi, in quasi tutte le vignette, praticamente due muse. Ci sono delle muse che ti hanno ispirato nella scrittura, nel disegno di questi fumetti o no? Guarda, io inviterei il mio analista a entrare così può spiegarti la cosa. No, il punto è che, cioè, io la vedo proprio, allora, il The Autor è un fumetto fintamente autobiografico, cioè parla di un personaggio ispirato a me tanto quanto Drizzt è ispirato a Drizzt Do'Urden, no? E le muse invece? No, le muse sono una chiara concretizzazione, è brutto dirlo perché in realtà è sempre un fumetto, è una esemplificazione, un parallelismo grafico tra quello che succede a me come scrittore e quello che effettivamente gli altri leggono in The Autor. Faccio un esempio proprio per chiarire, perché la cosa potrebbe sembrare contorta, ma non lo è affatto. Io adesso sto avendo un grande successo sembra. No. Vabbè, comunque hai 20.000 mi piace. Un fumetto comico umoristico, no? Una striscia a fumetti, quindi sta avendo successo. Piace molto. Io mi diverto tantissimo a disegnarla, quindi sono molto entusiasta dei risultati e delle cose. Come si traduce questo in The Autor? Con l'autore che è innamorato della musa della commedia, mentre trascura la musa della tragedia, che è in casa anche lei, o anche quella lì dell'epica, no? Che stanno lì e che vede un po' meno, perché poi effettivamente io ho anche delle velleità da scrittore, no? E scrivo racconti che effettivamente, se sono lì legge, sono tristi, quasi l'opposto delle strisce di Drizzt. E secondo me quello che succede a me come scrittore è proprio quello che io tento di trasformare in storia nell'autore, no? Inviamo. Comunque, innanzitutto alla fine dobbiamo chiedere scusa ai tuoi fan, perché vorrebbero tutti che invece di stare qui a parlare con me stessi scrivendo e disegnando i tuoi fumetti, altrimenti rischiamo di essere linciati. E per quanto riguarda invece la possibilità di acquistare i fumetti, hai degli spazi particolari, dei siti internet su cui pubblichi e puoi vendere i tuoi prodotti? Allora, i miei prodotti, mi sembra che gli autori vendano le cose, questa è una cosa che è importante chiarire. Gli autori sono quegli sfigati che stanno sul tavolo a disegnare, non vendono niente, perché, cioè, no, perché poi io apro la mail e ci trovo: ciao, sono Mara, volevo comprare 3 copie di Drizzt. Ma capito? Ma chiedile in fumetteria, io li disegno, che faccio? Ok, allora, io non vendo nulla. La mia casa editrice ovviamente vende i fumetti. Se si va sul blog della casa editrice di Shockdom, c'è uno store online dove si possono comprare i fumetti, ma Drizzt, come anche penso la futura edizione cartacea di The Autor, eccetera, penso che saranno comunque disponibili anche nelle fumetterie, anzi sono sicuro, perché anche qui a Salerno ho visto che la fumetteria ce li ha, quindi si possono ordinare in fumetteria tranquillamente, in libreria. Non usciranno per motivi legati alla distribuzione, tutto il resto nelle edicole chiaramente, però non si tratta neanche di un tipo di fumetto da edicola, secondo me è una raccolta di strisce che vengono pubblicate online e che sono raccolte in formato cartaceo proprio per chi apprezza questo formato, quindi secondo me è più un prodotto appunto da libreria o da fumetteria, anche da collezione, insomma. Comunque, io ti ho tediato abbastanza per questa serata e ti ringraziamo di Isola Ilion per questo intervento che hai fatto. Se vuoi dire qualche ultima cosa. No, non ho parenti da salutare a casa. Va bene, grazie, salutiamo tutti quanti.